Ciao a tutti, sono Fabio Saracco, il presidente del Motoclub Valle Tortonesi. In questo breve video andremo a spiegarvi come si svolgerà la manifestazione di domani, l'Enduro Sprint di Garbagna. Innanzitutto, arrivando a Garbagna, tutti i piloti e gli accompagnatori dovranno effettuare il check-in, che sarà nel parcheggio del cimitero, come indicato dalle frecce. Entrerete dentro il parcheggio, ci sarà la tenda apposta dove vi verrà misurata la temperatura, dove dovrete consegnare le autocertificazioni già compilate e poi da lì allora potrete accedere al paddock. Vi verrà inoltre consegnata la busta con dentro tutto il materiale per effettuare le verifiche amministrative e tecniche. Punto numero 2. Fatta l'accettazione al Covid, proseguite la strada per Garbagna. Troverete le indicazioni che vi mandano al paddock, che verrà allestito in questa piazza. All'ingresso ci saranno i parcheggiatori che vi diranno tutte le varie disposizioni per parcheggiarvi. Si raccomanda l'entrata al paddock del pilota con un solo accompagnatore e solo i mezzi che trasportano moto. Sempre qua avverranno le verifiche amministrative, le verifiche tecniche e verrà allestito il parco chiuso. Mi raccomando, attenetevi alle disposizioni che vi abbiamo mandato via mail, ovvero gli orari delle vostre verifiche, sia amministrative che tecniche. È molto importante questo. Fatto tutto, ci sarà un breve briefing prima della partenza. Le prime moto partiranno alle 10. Ora andiamo in prova speciale. Punto numero 3, ed è quello che aspettate tutti, la gara. La gara si svilupperà su un percorso di circa 20 km, un bel percorso misto, qualche mulattiera, qualche strada bianca, molto bello e interessante. Saranno fatti 6 giri, l'ultimo giro, il sesto, il percorso sarà tagliato. La linea è lunga circa 3,5 km. Anche qua abbiamo un bel tratto in discesa, con finale sui sassi. E poi tutto un tratto in salita su una strada bianca, larga, con qualche salto. Tutto molto, molto, molto bello. Vi ricordiamo di fare attenzione nei centri abitati, nel trasferimento. Ricordatevi che le strade sono aperte al pubblico e al traffico. Quindi, codice della strada, velocità, limiti e tutto. Se siete arrivati a questo punto del video, non mi rimane che ringraziarvi per la partecipazione. Ringraziare il Comune di Garbagna, il Comune di Dernice, tutti i nostri sponsor e in particolare le cantine Volpi che hanno offerto il materiale per le premiazioni. Ciao a tutti e domani gas!